Buonasera, oggi parleremo del suolo, quindi una lezione in PowerPoint che faremo per i ragazzi della scuola media. Quindi un po' parleremo del suolo, di come si è formato, di come viene suddiviso, chi sono gli attori protagonisti della formazione del suolo stesso vero e proprio. Quindi passiamo al nostro PowerPoint. Ok, ora dovrebbe vedersi, quindi io sono il professore Salemi, insegno naturalmente alla scuola media e questa è appunto un'unità didattica sul suolo. Allora, il suolo è la parte superficiale della crosta terrestre. Vedete, questa qui è la Terra, se noi la immaginiamo così, aperta come uno spicchio, la Terra è composta da un nucleo interno solido, poi c'è un nucleo esterno fuso, poi c'è la parte del mantello, ed infine c'è la parte più superficiale, come la buccia della mela, che rappresenta, diciamo, la crosta terrestre. Ecco, il suolo è la parte più superficiale di questa crosta terrestre. Inoltre è spessa alcuni metri, pochi metri, non tanti, ed è ricco di sali minerali e sostanze importanti per chi? Naturalmente per quelli che ci vivono, gli animali, l'uomo e la vegetazione stessa. Inoltre il suolo è formato da diversi strati, tra cui avremo una lettiera, l'humus, la parte minerale, il sottosuolo e la roccia madre. Queste cose adesso le vedremo piano piano, ad uno, tutti questi elementi, tutti questi strati vanno a formare il profilo del suolo. Questo qui è un suolo, vedete, qua ci sono gli alberi, nella parte superficiale, nella prima parte ci stanno le radici, e poi via via. Il suolo si va a differenziare fino ad arrivare alla roccia madre, ma questo lo vedremo più avanti. Come si forma il suolo? Come si è formato? Il suolo si è formato milioni di anni fa a causa naturalmente del raffreddamento del materiale fuso che ricopriva la Terra. Quindi il materiale fuso si è solidificato ed è formato la cosiddetta roccia vulcanica. Poi, a causa di queste continue trasformazioni, a causa degli agenti atmosferici, si è avuto il suolo, vero e proprio, quello che noi oggi conosciamo. Quali sono questi agenti atmosferici? Sono il vento che scaglia delle piccole particelle, il vento le raccoglie, diciamo, dal terreno e poi li va a scagliare contro altre rocce. Col passare del tempo, milioni e milioni di anni, queste rocce vengono scalfite poco alla volta, poco alla volta, poco alla volta, fino a diventare lisce e quindi ad essere erose. Un altro agente atmosferico che ha lavorato il suolo e quindi che ha formato il suolo è l'acqua. Quando piove, la pioggia battendo fortemente sul terreno con le varie gocce di pioggia, si è venuto a creare una sgretolazione, uno sgretolamento del suolo stesso e quindi si è alterato, diciamo, si è eroso anch'esso, si è formato quindi del suolo nuovo, un suolo di tipo sedimentario, che poi viene trasportato naturalmente dall'acqua, dai fiumi, eccetera, per andare a finire e depositarsi nel mare. Grazie agli animali, naturalmente, che scavano gallerie e ci lasciano gli escrementi nel terreno, come ad esempio le talpe, lombrichi, eccetera, che naturalmente trasformano il suolo. Infine, i vegetali, diciamo che con le radici penetrano all'interno dei meati del terreno e lo scretolano allargando naturalmente i vari interstizi del terreno, quindi spaccandolo ed erodendolo anch'essi, ed infine la temperatura bassa. Voi sapete che se mettete dell'acqua in un bicchiere e lo mettete, mettete in una bottiglia di vetro e mettete questa bottiglia di vetro all'interno del freezer, vi rendete conto che dopo qualche ora la bottiglia di vetro si è spaccata perché l'acqua congelando aumenta il proprio volume. Quindi aumentando di volume la bottiglia di vetro non riesce più a contenere l'acqua e quindi si spacca. Questo avviene naturalmente anche all'interno degli spazi tra i chicchi del terreno, diciamo, no? Tra i vuoti che ci sono nel terreno stesso e l'acqua che c'è all'interno nei climi freddi di notte tende a congelare, infine quindi l'acqua si ingrossa all'interno dei meati, frantuma la roccia e poi l'indomani o
nell'estate, quando il ghiaccio si scongela, diventa di nuovo acqua, lascia questi vuoti che poi possono essere riempiti da altro materiale oppure vengono trasportati, eccetera, eccetera. Quindi anche questo fenomeno si chiama crioclastismo. Vediamo com'è composto un suolo. Allora, un suolo è composto per la questo qui immaginate che è il 100%, è composto per la metà, vedete questi due colori, verde e rosso, per la metà è composto di aria ed acqua, per l'altra metà da parte organica e parte inorganica. Allora, l'acqua è 25%, un quarto di acqua e un quarto di aria. Infine, la parte inorganica è molto di più e la parte organica, che sono pezzetti di foglie, resti di animali, eccetera, eccetera, quindi parte di organismi viventi, è diciamo in minima parte. Vediamo le caratteristiche del suolo. Il suolo quindi è costituito da che cosa? Da particelle solide acqueare, l'abbiamo appena visto, anche le percentuali abbiamo visto, e da caratteristiche diverse, cioè può essere permeabile oppure impermeabile. Il suolo permeabile significa che si lascia attraversare dall'acqua, quindi quando io ad esempio sono in spiaggia prendo il secchiello dell'acqua, il secchiello da mare, no? Con la paletta, eccetera, il secchiello, vado al mare, riempio un secchiello, poi ritorno sulla spiaggia, lo verso e vedo che subito l'acqua si infiltra. Non è che evapora l'acqua, ma l'acqua si infiltra, quindi tende a scendere all'interno tra i vari buchi. Questo perché appunto ci sono tanti buchi che sono collegati tra di loro, e allora significa che il terreno è permeabile, quindi significa che si lascia attraversare dall'acqua. Chi è un terreno permeabile? Un terreno permeabile è un terreno sabbioso o ghiaioso, quindi formato da tanti piccoli sassi più o meno grandi. Ed è anche poco fertile, perché naturalmente l'acqua va via subito e quindi, infatti, sulla spiaggia non è che ci sono poi tante piante. Mentre i terreni impermeabili sono costituiti da materiale argilloso, quindi i vuoti ci sono, ma sono piccolissimi, piccolissimi, non sono collegati tra di loro, quindi non si lascia attraversare dall'acqua. L'acqua risiede lì all'interno del terreno e così può essere utilizzata dalle piante che con le radici riescono a sviluppare grandi apparati radicali e quindi il suolo impermeabile è un suolo molto fertile. Qua vediamo la permeabilità dipende dalla porosità, quindi dalla quantità degli spazi vuoti. Poco poroso, impermeabile, molto poroso, permeabile. Il suolo è il sottile strato di materia che ricopre la superficie terrestre, questo l'abbiamo visto, no? Vedete, questo qui è un tipo di suolo composto da tanti tipi di materiali diversi. Qua abbiamo un po' di materiale di organico, vedete, queste qui sono un apparato radicale, questi invece è un materiale inorganico, sono pezzi di roccia, no? Poi qui abbiamo anche questi pezzi di roccia più piccoli, possono essere tipo rocce argillose, cioè dimensioni diciamo abbastanza piccole rispetto a queste più grandi che si vedono. Avevamo detto gli agenti che vanno a costituire, gli agenti esogeni che vanno a modellare e a formare il suolo. Abbiamo visto che c'è l'acqua, va bene? Poi abbiamo l'azione abrasiva del vento, vedete qui le rocce come sono modellate dal vento, si vede che il vento agisce in questa direzione maggiormente. Poi questo qui invece è il fenomeno del crioclastismo, che vi dicevo che praticamente l'acqua tende a congelare e rompe, aumenta la porosità e poi i vari spazi si allargano. Vedete? Questo qui invece è un fiume che scorrendo tende appunto ad erodere l'acqua stessa. Alla formazione del suolo contribuiscono anche gli esseri viventi. Vedete, qua abbiamo una talpa che sta scavando, quindi ha creato un grosso buco, oppure dei funghi con i miceli, dei microbi, dei batteri, dei vermi che scavano nelle fosse, le piante con gli apparati radicali, gli insetti, vedete, tutti questi animali tendono appunto a contribuire alla formazione e modellamento del suolo. Infatti, quando la Terra si popolò delle prime forme di vita, i resti degli organismi viventi cominciarono a mescolarsi al terreno, aggiungendo alla parte minerale anche la parte organica. Abbiamo visto che una minima percentuale, eravamo sul 5%, qui, mentre sì, 5%, mentre l'altra
restante parte, diciamo, era invece materiale inorganico. E poi avevamo acqua e aria. Naturalmente l'aria e l'acqua ci devono essere, così che si può sviluppare la vita, no? E anche le piante hanno dove attingere alle proprie risorse. Per capire come è fatto un suolo, basta scavare una buca e osservarne il profilo. Generalmente osserviamo una situazione di questo genere, dove compaiono tanti orizzonti. Vedete, questi strati vengono definiti orizzonti. E poi qua c'è un nome, orizzonte O, orizzonte A. Adesso vedremo pian piano quali sono questi orizzonti. E allora, l'orizzonte A. In un suolo naturale, ad esempio quello di un bosco, il primo strato è la lettiera, tutto questo letto di foglie, no? Formato da resti di piante animali morti, resti di piante, foglie, rametti, animali morti, ossa, eccetera, eccetera. Subito sotto si trova un terreno un po' più scuro che è, diciamo, la lettiera in decomposizione, dove ci sono sempre ancora con quelle foglie, ma già vediamo che assumono una colorazione già più scura. Sotto la lettiera c'è l'orizzonte A, che forma l'humus, è uno strato che si dice humus, è un terriccio formato da materiale organico già decomposto, mescolato a terreno vero e proprio, sabbia, argilla e calcare, quindi è molto organico decomposto, quindi molto ricco di sali minerali che servono appunto alle piante. Infatti è proprio in questa zona dove si vengono a sviluppare la maggior parte degli apparati radicali delle piante e dove le piante riescono a raccimolare i materiali inorganici che servono appunto per la propria vita. È soffice e poroso ed è ricco di sostanze nutritive. Poi abbiamo la zona netta, quindi abbiamo detto sono zona attiva e zona netta. La zona attiva è la prima parte in cui che consente la vita, mentre la zona netta viene suddivisa nello strato minerale, che è questo, nel sottosuolo, che è questo qui, e nella roccia madre, che vedrete qui. Quindi questo qui, diciamo, è un profilo di un suolo dove sono rappresentati l'orizzonte O, l'orizzonte A, B, C ed R. La parte minerale è questa parte dove ancora vediamo che ci sono degli apparati radicali che riescono anche ad intervenire. Naturalmente è meno ricca di suolo perché qua la pioggia, quando cade, tende a dilavare questa zona e a portare in basso tutti i minerali, sali minerali. Ed è uno strato che è costituito secondo il tipo di terreno, ghiaioso, sabbioso, limoso, argilloso, quindi composto da materiale organico. Però sono presenti anche delle parti organiche che derivanti anche dalla decomposizione di resti degli organismi. Poi abbiamo l'orizzonte C, che è quello ancora più in basso, che si trova tra la parte minerale e la roccia madre sottostante, che anch'esso è meno ricco, diciamo, in sostanze organiche, anche se qualcosina ancora c'è, ma è quasi totalmente minerale, qua le radici tendono già generalmente a non arrivarci. È meno alterato negli orizzonti superiori, contiene materiale disintegrato dalla roccia, dallo strato R. Infine abbiamo la roccia madre, che è la roccia originaria da cui si è formato tutto il suolo, che prima era molto compatto e poi pian piano, con le varie vicissitudini del tempo, si è spaccato un po' e quindi via via si sono formate delle fratture, così che le piccole radici hanno cominciato a penetrarle, eccetera, eccetera. Quindi questo qua abbiamo un profilo del suolo, quindi tutta la combinazione dei vari orizzonti vanno a formare quello che viene detto il profilo del suolo. Naturalmente, se io sono al mare, non troverò la lettiera o l'humus, ma trovo già direttamente la parte minerale, quindi questo ci fa capire che fondamentalmente i suoli non sono tutti uguali, non è compresa tutta la successione in tutti i vari tipi di suolo. Questo ad esempio potrebbe essere il suolo di un sottobosco, ma ad esempio al mare avremo solamente gli orizzonti B, C ed R, diciamo, non ci saranno presenti gli altri due O e A, quindi diversi tipi di orizzonti per diversi tipi di suolo. Come si è formato il suolo? Andiamo a vedere. Noi abbiamo ad esempio una roccia inalterata, che è una roccia originaria, no? Che si è formata ad esempio per solidificazione di magma, quindi erutta un vulcano, si viene a formare il magma, questo magma si viene a formare la lava, quindi questa lava solidifica e diventa roccia basaltica. Questa roccia poi, a causa ad esempio della pioggia, degli agenti esogeni, tende ad alterarsi. Sotto abbiamo la roccia inalterata perché non ci arrivano gli fenomeni esogeni. Infine il materiale organico che si va a depositare sopra
tende già a formare le prime parti radicali, quindi tende i vari semini, no? Tende a formare già a dare la prima formazione del suolo, avvengono i primi processi di degradazione, vengono un po' a formarsi vari orizzonti, vedete, ancora un po' non tanto ben definiti, ma ancora il terreno non è affatto maturo. E successivamente, dopo che c'è stata tanta pioggia negli anni, eccetera, eccetera, tutto il materiale si è andato a depositare anche sotto, il materiale che è stato lavato è stato portato più in basso, eccetera, eccetera, si viene a formare un profilo vero e proprio. Andiamo a vedere la vita del suolo. Moltissimi sono gli organismi che vivono nel terreno, ad esempio ci sono insetti, vermi, topi, talpe, lucertole e serpenti, molte specie di artropodi, no? Ad esempio questi qui, no? Questi artropodi, questi ragni, eccetera, eccetera, funghi, batteri, che svolgono un'importante funzione di decomposizione del terreno stesso. I lombrichi che scavano gallerie ingoiando ed espellendo il terreno, così modificano chimicamente e rimescolano il suolo rendendolo fertile, mentre topi e talpe scavano le gallerie e muovono e aleggiano il terreno. Infine, non solo gli animali che si trovano diciamo, all'interno del terreno, ma anche quelli che vivono sopra il terreno forniscono un contributo alla formazione della zona attiva, ad esempio con gli escrementi, con i resti dei loro pasti, quando muoiono, insomma, viene tutto, e anche il loro corpo, tutto viene trasformato in humus. Le piante cosa fanno? Affondano l'apparato radicale all'interno, quindi dei vari strati del suolo, stabilendo un forte legame. Inoltre le radici trattengono anche i pendii, quindi riducendo le frane, quindi si ha anch'esso da parte delle piante un grande lavoro di trasformazione del suolo stesso. Ed infine l'uomo. L'uomo che cosa fa? Coltiva, soprattutto piante per uso alimentare, piante che sottraggono al terreno grandi quantità di nutrienti, perché naturalmente le varie piante, diciamo, verdura, pomodori, eccetera, perché hanno bisogno di tanti nutrienti, tanti sali minerali, quindi li impoveriscono il terreno per naturalmente fissarseli addosso, no? L'uomo che cosa deve fare? Quindi deve concimare il terreno, una volta che è impoverito il terreno con la coltivazione intensiva, naturalmente a volte può peggiorare la situazione provocando accumuli di sostanze anche tossiche. Vedete qualche squadra di persone che stanno appunto congimando il terreno, anche con veleni purtroppo, ahimè, che possono alla fine rientrare nel nostro ciclo vitale quando ad esempio si infiltrano nel terreno, vanno a formare le falde acquifere e poi dalle falde acquifere stesse arrivano nelle nostre acque purtroppo. Cosa può succedere? Si può avvenire il cosiddetto fenomeno della desertificazione, che è una conseguenza dell'erosione causata dal disboscamento. Privo di piante, il suolo subisce l'azione degli agenti atmosferici che portano via l'humus, trasformando il terreno in un deserto, con conseguenze che possiamo facilmente immaginare. Quindi, quando tutto viene troppo sfruttato, si può arrivare anche alla cosiddetta desertificazione. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo proteggere il nostro suolo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Diciamo che il lavoro che abbiamo fatto, diciamo, le slide che abbiamo visto, danno un quadro un po' generale di quello che è il suolo, la formazione, i vari orizzonti e il profilo del suolo vero e proprio, però già ci fa capire che il suolo è una riserva che va tutelata. È una risorsa che va tutelata, è una risorsa che noi dobbiamo proteggere insieme a tutte le altre risorse, come ad esempio l'acqua minerale, l'acqua naturale, eccetera, eccetera. L'aria, l'ambiente che ci circonda. Quindi l'uomo, noi uomini dobbiamo cercare di interagire con la natura, sì, è chiaro, perché noi viviamo appunto su questa terra, sulla terra, ma naturalmente la terra è nostra alleata e noi dobbiamo essere noi stessi appunto a rispettarla e farla trovare alle future generazioni migliore di come l'abbiamo lasciata. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.